Amici di MS Sport, amici di MS Channel, amici social, amici di FL Sport, ben trovati ad una nuova puntata di Fighters Life, il contenitore di nobile arte pugilistica di sport da combattimento che questa sera va a presentare quello che sarà un grande evento di questo fine settimana, un evento firmato FL Sport, ma soprattutto un evento firmato Team Colonnese Promotion e Unione Italiana Kung Fu Tradizionale. Abbiamo ospite il maestro Alessandro Colonnese. Ciao Alessandro, ben trovato. Buonasera a tutti. Allora Alessandro, scopriamo queste carte, andiamo a scoprire il nostro personalissimo poker, perché è il quarto grande evento organizzato dall'Unione Italiana Kung Fu Tradizionale, ovviamente anche in collaborazione col Team Colonnese Promotion. A te la parola, cosa vedremo Bene. sabato sera? Perfetto. Intanto, ecco, questo per farvi capire quanto siamo sempre sul pezzo, nonostante il periodo che stiamo vivendo. Siamo reduci dei campioni italiani di Muay Thai con un successo senza precedenti, reduci di un Fight Speed Muay Thai altrettanto con altrettanto successo, e siamo giunti alla quarta edizione del Kunlun Sanshu Warrior, che appunto è giunto alla quarta edizione in 2 anni, quattro eventi internazionali. Credo che possiamo parlare veramente di grande successo e grande ritorno del Sanshu in Italia. Sarà un evento che si disputerà all'aperto. Abbiamo scelto una location particolare proprio a causa proprio anche della pandemia che stiamo ancora vivendo, quindi ci sarà un bordo piscina allestito con un grande spettacolo che appunto offriremo a tutti gli amanti del Sanshu, e direi che la serata si prospetta di altissimo livello, un livello che nel Sanshu in Italia non si vede ormai da tantissimi anni, ma grazie al lavoro che abbiamo svolto sia nella formazione che nella promozione di questa meravigliosa disciplina, siamo giunti poi adesso finalmente a scendere in campo con una sfida emozionante, anche perché avremo 5 incontri professionistici con atleti da provenienti da diverse nazioni, quali la Germania, la Francia e l'Egitto. Quindi 3 nazioni giungeranno nella capitale per sfidare la forte compagine italiana. Questo, diciamo, è la cosa più importante. Chiaramente l'evento si svolgerà dopo le 21, ma nella giornata ci sarà la Coppa Italia, We Party of Italia, appunto di Sandà, dove circa 60 match sono programmati dalla mattina alle 9 fino alla sera alle 18-19 circa. Per poi iniziare la serata con dei pre-match di alto livello comunque, perché sono le scuole più importanti e più prestigiose d'Italia che hanno messo in campo i loro atleti. Quindi assisteremo a tre pre-match importanti, quindi di semi-pro, quindi con regolamento sempre Kunlu Sanshu Rules, per poi arrivare al clou della serata con i 5 match ufficiali. E nulla, questo, diciamo, è il resoconto un po' di quello che andremo a vedere il 26 giugno, sabato. Allora, Alessandro, innanzitutto diamo qualche precisazione. Il Sanshu, che sarebbe il Sandà, quindi lo stile di combattimento del Kung Fu. Esatto. Quindi il Kung Fu portato sul ring all'interno delle 16 corde e quindi con regole da combattimento, quindi alta spettacolarità. Esatto. Sappiamo che il Kunlun è il circuito, diciamo, il circuito Sandà più importante al mondo, e l'Unione Italiana Kung Fu Tradizionale è riuscito ad avere questa partnership esclusiva per quello che riguarda diciamo l'Italia, e L'Europa, quindi tutti gli eventi. addirittura l'Europa. Noi siamo referenti per l'Europa. Kunlun Europe è praticamente rappresentato da noi. Ecco, quindi Ancora di più. diciamo, ecco, siamo dei
Possiamo dirlo, ecco, da italiani che siamo i referenti europei per il circuito Kunlun e che questo sarà un grande spettacolo. Si vedranno dei match altamente spettacolari. Doveva esserci Italia-Turchia, poi purtroppo per problemi burocratici Purtroppo sì. legati al Covid-19, problemi diciamo di carattere, possiamo dire, Burocratico, politico, eccetera, burocratico, ci si è messo un po' tutto, poi politico, esatto. eccetera, eccetera, ci sarà una compagine internazionale con atleti di primissimo livello. La squadra italiana è ormai ben rodata, anche perché i ragazzi stanno facendo un'importante esperienza internazionale, e quindi anche questo step sarà sicuramente uno step importante per la loro crescita tecnica, agonistica e di esperienza. E questa grande mole di lavoro che state facendo, secondo me, porterà a dei frutti importanti a medio-lungo termine, in quanto avremo una selezione italiana forte da qui a un tempo X che potrà veramente essere protagonista a livello internazionale. E soprattutto nei match semi-pro avremo un serbatoio da cui attingere e quindi un ricambio generazionale, oppure magari trovare l'atleta di spicco, magari trovare il campione che poi potrà sbocciare a livello internazionale nel circuito pro, Alessandro. Esatto. Ti ringrazio perché vedo che sei attento, diciamo, al nostro percorso e questo mi fa molto piacere, anche perché ci sei stato sempre molto vicino. Quindi ti sento un po', diciamo, anche il tuo contributo è importante perché stai seguendo un po', questo nostro percorso. Hai detto benissimo, è un percorso a lunga durata che vedrà, già abbiamo visto. Diciamo, ha prodotto dei frutti importanti, ma a lungo termine ci vedrà protagonisti assoluti in Europa, addirittura anche perché stiamo stilando un ranking che uscirà a settembre, dove finalmente, come dicevi appunto tu, si potrà vedere un ranking europeo di Sun Shu dove i vari promoter potranno attingere e quindi organizzare eventi e invitare atleti per fargli fare esperienze e farli crescere sempre di più. Quindi questo è quello che stiamo cercando di fare, tant'è che la rappresentativa europea ci ha consentito proprio di fare questo lavoro. Ecco perché siamo riusciti ad attuare immediatamente dopo purtroppo la delusione della Turchia un piano B che direi oggi considerato un piano A di altissimo livello perché comunque gli stranieri che verranno a competere grazie ai rapporti europei che abbiamo con i vari team di Sun Shu in Europa e nel mondo siamo riusciti a organizzare un grande evento, una grande serata. Quindi nulla, 5 match fantastici, niente, vi aspettiamo numerosi, tra l'altro annunciamo che avremo uno streaming internazionale a pagamento che è già stato pubblicato, quindi chi non potrà venire in presenza potrà comodamente a casa godersi, diciamo, questo grande spettacolo. Quindi vi invito a farlo perché è un evento davvero imperdibile. Allora, adesso le diamo tutte queste info, Alessandro. Io però volevo un attimino soffermarmi dal punto di vista tecnico, Sì. perché comunque abbiamo avuto un grande evento, il primo evento o l'evento zero, Unione Italiana Kung Fu tradizionale, questo famosissimo Italia-Cina a Cinecittà World con la fortissima compagine, con i maestri cinesi, dove comunque i nostri ragazzi si sono distinti, ben comportati e hanno portato a casa anche delle vittorie di prestigio, Alessandro. Esatto, è stato un evento grandioso, unico nel suo genere. Noi eravamo già reduci di Italia-Brasile che avevamo fatto l'anno prima, quindi non è stato l'evento zero, ma il secondo evento internazionale, ma chiaramente di grande rilevanza, visto che comunque i cinesi non avevano mai messo piede nella nostra terra e lo hanno fatto veramente con grande rispetto. Portando una compagine forte, ma noi abbiamo risposto, nonostante ancora la poca esperienza internazionale, abbiamo risposto alla grande, tant'è che siamo riusciti a pareggiare l'evento
3 a 3. sì, esatto, con degli incontri insomma di molto spettacolari, ma anche altrettanto impegnativi. Quindi la crescita c'è, continua ad esserci. Dopo la Cina abbiamo avuto Italia-Egitto. Come tu sai, adesso avremo Italia un galà, diciamo, internazionale, per poi arrivare, e già ve lo dico perché è tutto calendarizzato, a novembre probabilmente faremo Italia-Germania e a marzo 2022 abbiamo l'invito ufficiale dalla Cina, quindi per la prima volta porteremo la nostra rappresentativa in Cina perché ci hanno appunto invitato addirittura al Palakulun a Pechino a disputare quello che sarà davvero forse un sogno realizzato, quindi dobbiamo arrivarci preparati, tant'è che cercheremo di allenare i nostri ragazzi, ma di farli combattere spesso per poi avere sempre più esperienza e pronti per essere pronti poi alla grande sfida. Quindi insomma, tanta tanta roba, tanta tanta carne al fuoco, io sono veramente felice di guidare questo percorso, questo progetto che è in essere. E quello che pensavamo fosse un sogno è diventato una grande realtà. Quindi invito tutti, davvero gli amanti, gli appassionati, gli atleti che vogliono cimentarsi nella nostra disciplina, a contattarci e a far parte, a entrare a far parte di questo grande progetto. Allora, innanzitutto diamo le info per seguire l'evento internazionale di sabato 26 giugno. Dovete scaricare gratuitamente l'app FL Sport sia da Apple Store che da Play Store, oppure potete raggiungerla direttamente dal sito www.flsport.tv. L'evento sarà acquistabile in pay per view al prezzo di 9,90 euro per vedere tutto l'evento in esclusiva. Quindi 9,90 euro, acquistabile con tutti i circuiti di carta di credito, anche la postpay. Quindi 9,90 euro, scaricate gratuitamente l'app, acquistate all'interno dell'app l'evento e sarete a bordo ring con l'Unione Italiana Kung Fu tradizionale. Per seguire Italia-Europa in questo caso, e per seguire il percorso di crescita dei nostri atleti, come ha detto Alessandro, c'è una calendarizzazione di impegni internazionali che porteranno i nostri ragazzi a competere nel prossimo anno con i maestri cinesi al Pala Kunlun di Pechino. Quindi, per curiosità, per capire quello che è il Sanda, per andare a seguire e comunque a conoscere questa disciplina da combattimento che è tornata in auge grazie all'Unione Italiana Kung Fu tradizionale, oppure da grandi appassionati di tutte le scuole che ci sono in tutta Italia. Quindi volete seguire in prima fila questo evento, 9,90 euro FL Sport. Scaricate gratuitamente l'app oppure collegatevi direttamente dal sito www.flsport.tv e godrete di un grande, grande, grande spettacolo. Alessandro, prima di chiudere, andiamo anche a ringraziare tutto il direttivo e tutti coloro che collaborano con l'Unione Italiana Kung Fu Tradizionale, l'ente di promozione sportiva Opes Italia che patrocinerà questo evento. E ovviamente tutti gli sponsor che contribuiscono alla realizzazione di questa importante manifestazione. Benissimo, grazie a tutti, grazie agli atleti, ai coach, agli appassionati che interverranno. E a tutti quelli che vorranno, che appunto continuano a credere allo sviluppo di questa fantastica disciplina. Ci vediamo il 26 giugno, mi raccomando, in presenza numerosi, ma anche in streaming, potrete godervi questo grande, grande spettacolo. Grazie ancora e a sabato. A che ora è fissato il primo gong, Primo Alessandro? gong, 21 spaccate, quindi collegatevi. Per quell'ora, alle ore 21, suoneremo il gong del primo match. Annunceremo il primo match.
Annuncerò il primo match, lo diciamo, sarò io l'annunciatore, Esatto. sarò io l'annunciatore ufficiale della manifestazione, sempre Bene. in prima linea con l'Unione Italiana Kung Fu Tradizionale, col team Colonnese Promotion. Per me è un grande onore, un grande piacere. Grazie. Grazie ad Alessandro Colonnese per essere stato con noi. Grazie Valerio, grazie a tutti, di nuovo. Ringraziamo ancora una volta Alessandro Colonnese. Ora andiamo in pausa, torneremo con la seconda parte di Fighters Life. Avremo in collegamento da Raw il maestro Francis Rizzo. Rimanete con noi. E si torna, amici e amiche di Fighters Life, alla seconda parte di questa puntata. Lo facciamo con il secondo ospite in collegamento da Raw, Francis Rizzo, e ovviamente con lui parleremo di Ring Rooster. Ciao Francis! Ciao Valerio, ciao a tutti. E niente, siamo pronti. Mancano pochi giorni finalmente a questo evento che ha un anno che adesso, caso pandemia, eravamo rimasti fermi. Siamo riusciti a rintortare finalmente un buon evento sia alla card a livello dilettantistico che ci sarà poi il debutto professionistico di Giampaolo Venanzetti. Allora, Francis, innanzitutto si torna al pubblico, quindi Garbagnate Milanese, primo gong fissato alle ore 18:30 di domenica 27 giugno. L'intera manifestazione sarà irradiata da Sky, canale 229, oltre che su tutte le piattaforme social Fighters Life, e quindi Facebook, YouTube e ovviamente anche la piattaforma FL Sport. Si torna alla grande, si torna con una decima edizione di Ring Rooster, 8 match di Elite prima serie, ovviamente pugilato AOB, uno scontro tra una selezione lombarda e una selezione campana dove ci sono, tutti i pugili che sono appartenenti ai gruppi delle forze armate, quindi comunque sarà un livello molto molto alto. E Sì, poi, come giustamente hai detto te, ci sarà Giampaolo Venanzetti, un tuo pugile, quindi del Francis Boxing Team, peso super leggero, già campione lombardo prima serie, che debutterà professionista. Ma le sorprese non finiscono qui. no, perché come al solito abbiamo messo dentro l'evento alcuni artisti, sia con cantanti rapper della zona, della sfera di Milano, come Capoplaza, Philip, e poi abbiamo messo anche dentro una parte di show con un comico, con Max De Fichidindia, per allegare un po' la serata. Tra un pugno e l'altro ci sarà su lui a intrattenerci con le sue battute. Ovviamente, Francis, andiamo anche a ringraziare il Comitato Regionale Lombardia della Il Federazione grosso lavoro che Pugilistica hanno fatto, Italiana, quindi. perché volevo menzionare appunto il presidente Massimo Bugada, perché mi ha dato un grosso aiuto per la realizzazione di Ring Rooster, perché come tu sai ci sono grosse spese per quanto riguarda i trasferimenti e tutta la burocrazia che c'è da fare. Il comitato in questo caso mi è stato molto vicino anche a livello economico. Abbiamo il responsabile dei tecnici, Marco Salvemini, che si occuperà il 27 di tutta la squadra lombarda, quindi per me è un grosso aiuto. Poi ogni coach accompagnerà il proprio atleta, però appunto questa figura di responsabile ce l'abbiamo e sono contento di collaborarci, ecco. Anche perché l'unione fa la forza. Io nei precedenti Ring Rooster ho sempre fatto quasi tutto in autonomia. Questa volta ho collaborato molto di più col comitato, anche perché ultimamente riesco a lavorare bene, anche con il nuovo sistema che sta cambiando, quindi tante regole adesso mi piacciono, ecco. Quindi sto supportando molto di più, sto molto più vicino al Comitato Lombardo per quanto riguarda il settore dilettantistico.
Allora, innanzitutto, ecco, questo ti fa onore e poi soprattutto potrebbe essere anche l'inizio di una nuova serie di collaborazioni per tutto, diciamo, il territorio italiano, ossia prendere Ring Rooster come, tra virgolette, esempio e poter creare una sinergia interregionale con le varie selezioni dei vari comitati e quindi creare una sorta di circuito anche dilettantistico dove i ragazzi possano prendere spunto per una crescita sia tecnica che sportiva che agonistica. Perché Benissimo, sono d'accordo con no? te. Sono d'accordo con te. E poi Francis, ovviamente andiamo anche a ringraziare tutti gli sponsor che ti sosterranno in questa avventura. Certo, anche perché l'evento non ha biglietto d'ingresso, anche se comunque ci sarà un distanziamento per quanto riguarda, cercheremo di non fare assembramenti. Ci sarà comunque l'obbligo della mascherina e comunque l'area sarà contingentata, quindi non è che potranno entrare proprio tutti. Abbiamo fatto chiudere qui il comune di Garbagnate, il sindaco di Garbagnate ci ha fatto chiudere mezza via, quindi sono stati molto collaborativi anche con noi. Quindi devo ringraziare anche il comune perché ha fatto miracoli per questo evento, chiudendo proprio una strada importante come quella che è la Varesina, che è una vena molto importante qui in Lombardia come traffico. E loro ce l'hanno chiusa appunto per questo evento, perché comunque sarà un evento che porterà un po' di persone. Ovviamente, ovviamente. Andiamo adesso invece a capire quello che vedremo nel match clou. Quindi andiamo a capire il passaggio al professionismo di Giampaolo Venanzetti, un ragazzo che hai cresciuto pugilisticamente e che adesso si appresta ad entrare nel mondo pro. Che tipo di pugilato ha Giampaolo? Pensi che il professionismo sia la sua dimensione pugilistica, che possa fare una buona carriera facendo ovviamente i suoi step, quindi andando avanti gradino dopo gradino. Volevo dire, da quando è entrato in palestra il suo stile è stato sempre uno stile molto pro, pochi colpi ma ben messi a segno. Infatti il suo score parla chiaro, ha sempre fatto molti KO e ti dirò di più, nella sua carriera tante volte ho provato a dirgli Giampaolo rallenta un po' perché devi fare esperienza. Attualmente lui ha fatto gli assoluti ed è uscito fuori con Saudi. Ha fatto un match discreto, non ha perso perché è stato, diciamo, sovrastato l'avversario, ha perso perché non è riuscito in quello stile lì a portare tanti punti per aggiudicarsi la ripresa. E questo è lo scotto che si paga combattendo nel dilettantismo. Allora, piuttosto che rischiare che magari Venanzetti prendesse delle sconfitte e mentalmente abbattersi, lo introduco in una strada dove secondo me lui è molto più portato e potrebbe dire la sua sulle quattro le serie riprese. Un'altra cosa, Francis, una curiosità, lui ha fatto gli assoluti o comunque ha combattuto durante i campionati regionali lombardi a 69 kg. Lui farà invece l'esordio a 63,5 o comunque nella categoria pesi super leggeri. Come mai non si è deciso di passarlo quantomeno nei pesi welter, quindi andare nella categoria inferiore o comunque farlo combattere da super welter, visto che da Allora, dilettante ha combattuto a perché 69. comunque, sì, Valerio è vero, ha fatto 69, però non ha mai fatto grossi sacrifici per fare 69 kg. E quindi a occhio ti dico, lui 64 kg il giorno prima li fa senza far fatica. E la sua altezza non è, l'hai visto, non è altissimo, è 1,69, 1,70. Quindi non ha quella leva lunga per competere magari con i 69 kg. Poi ogni prodotto è a sé, l'altezza e le leve non c'entrano niente. Guarda Mike Tyson, era basso eppure era devastante. Adesso iniziamo con questo percorso nel super leggero. Vediamo come si muove, come prende i colpi e come li dà. Poi da lì si deciderà se magari farlo partecipare in una categoria come nel 67, dove farà ancora meno fatica a fare il taglio del peso. Ma per il momento lui a fare 64 kg li fa con una dieta normale, senza fare troppo scarico di liquidi. Oggi in palestra era 66 kg, quindi
Ci siamo, rideva, scherzava, era lucido. Ottimo, due parole invece per andare ad analizzare il programma dilettantistico, quindi questi match, questi 8 match tra Lombardia e Campania, ma Tutti i match, sono tutti match di qualità. C'è stata l'andata lì all'evento che avevano fatto un evento per ricordare il maestro Brillantino e appunto la squadra lombarda, sì è vero, avevano perso quasi tutti i lombardi all'andata lì, ma erano tutti match lì. E allora per questo abbiamo deciso con Massimo Vuada di rifare il ritorno qui e vedere, anche perché conta che i ragazzi quando sono andati giù si sono trovati atleti che avevano chi 100, chi 150 match, erano tutti chi 2 volte campione d'Italia, avevano fatto i tornei all'estero, i nostri erano degli eliti umili della Lombardia, ecco. Magari sì, c'è Paparo, sono curioso di vedere Paparo contro Gianluca Russo, che già lì avevano fatto un match strepitoso, quindi qui in casa Paparo darà il meglio di sé. Quindi diciamo che Anche perché poi dobbiamo aspettarci una consapevolezza maggiore da parte dei pugili lombardi in virtù dell'esperienza fatta in campagna. Sicuramente, Valerio, non ci sono match facili. La Lombardia ha di fronte una squadra che si è già confermata l'andata. Quindi, anche noi che abbiamo proposto questo ritorno è stato un azzardo. Però io credo nella boxe. Tu sai che a me piacciono i match veri, combattuti, e più la qualità è alta, e più bello è lo spettacolo. E quindi andiamo a rinnovare l'appuntamento con la decima attesissima edizione di Ring Rooster in diretta da Garbagnate Milanese con il Francis Boxing Team del maestro Francis Rizzo. Ancora le info in diretta, tutto in diretta su Sky Sport canale 229, tutto rigorosamente in diretta sulle piattaforme social Fighters Life, quindi Facebook, YouTube e ovviamente tutto rigorosamente in diretta sull'app FL Sport, che ricordiamo è scaricabile gratuitamente dalle piattaforme Apple Store e Play Store, oppure raggiungibile direttamente dal sito www.flsport.tv. Ovviamente tutto scaricabile gratuitamente e ovviamente l'evento non sarà in pay per view, ma sarà visibile gratuitamente per tutti coloro che scaricheranno l'app. Ci vediamo a Ring Rooster domenica 27, primo gong fissato alle 18:30. Grazie Francis per essere stato con noi. E Grazie a te Valerio e ciao a tutti. con il saluto di Francis Rizzo si conclude questa puntata di Fighters Life. Grazie per essere stati con noi, vi invitiamo sempre a seguirci, vi invitiamo sempre a sostenerci perché Fighters Life is the next generation of fighters. Appuntamento 26 di giugno, sabato 26 giugno con il team colonnese per il grande Sandà internazionale, 27 giugno Sky Sport 229 dalle ore 18:30. Ring Rooster, decima edizione da Garbagnate Milanese. Da Valerio Lamanna, buonasera a tutti. Talk about old time great fighters. I hear people say that Joe Louis, Jack Dempsey, Jack Johnson, Jim Jeffries, and all of them would have annihilated the likes of myself, Muhammad Ali. After watching these films, watching their opponents, watching their styles, watching how they fought, watching the footwork and their speed, and my critics will admit that I am the fastest heavyweight in the history of boxing. With feet and hands. It may come as a shock to you, but I say that I would have beat every heavyweight that ever lived before me.